Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Come avete passato le festività? Io ho finalmente smontato l'albero, ho tolto tutte le decorazioni ovviamente, manca solo l'albero. Una cosa che io ci tengo tantissimo a fare bene è quella di mettere via gli addobbi in modo impeccabile per poi facilitarmi nel processo l'anno successivo, per cui ho svuotato tutte le scatole, ho fatto il check di quello che c'era dentro, quello che c'era da buttare, da scartare e ho rimesso tutto a posto, dividendo addobbi, proprio palline, decorazioni per l'albero e altri accessori per la casa in due scatole separate, più la terza dove tengo tutte le cosine che sono necessarie per fare i pacchi, non solo quelli di Natale, ma in generale i pacchi regalo. Questo è quanto l'ho fatto ieri notte, proprio perché ho trovato la motivazione, perché volevo portarmi avanti sui lavori da fare oggi, perché di giorno, la mattina, soprattutto nel weekend, faccio fatica a carburare. La mattina per me devo prendermela con calma. E quindi, visto che ero già iperattiva ieri sera, mi sono portata avanti e l'ho fatto. Ora rimane appunto solo togliere l'albero e metterlo via, però siamo a buon punto. Intanto, però, alziamo la mano chi come me non riesce a stare dietro alla storia dell'ordine. Io non so più cosa fare, cioè, le sto provando tutte, ma per qualche ragione è impossibile mantenere l'ordine. Ma a questo proposito arriva la seconda parte di decluttering che si spera ci permetterà a tenere tutto quanto più in ordine e a mantenere un certo senso estetico in casa, perché l'obiettivo finale è quello di avere esattamente un posto per ogni cosa in casa. Se non ha un posto, vuol dire che non deve stare in casa. Il tasto più dolente è la cucina, perché noi abbiamo una cucina piccolina e per questa ragione finisce sempre così, perché appunto non c'è spazio per mettere via le pentole, le padelle. Qui c'è una sorta di dispensa perché non ci stiamo dentro i vari armadi. Il piano di lavoro è sempre pieno di roba perché anche queste non sappiamo dove metterle. Vabbè, questa sedia era qui per il momento perché di base noi ne abbiamo un sacco e le teniamo perché mio papà invita puntualmente qualcuno e dobbiamo avere sedie in più, però la sedia andrà qui, ma in questo momento, essendo qui l'albero, era impossibile tenerla lì. E questa è la situazione, non so come spiegarvelo, però a parte me ci si mette anche mio papà, che adesso in realtà si sta preparando per andare in montagna, però la situazione è questa. E per aiutarmi nel processo ho iniziato con l'albero, di modo da togliere quello che normalmente non ci sta in giro, e poi piano piano toglierò e sistemerò tutto quanto. Ho fatto un po' di shopping all'IKEA di cosine che mi serviranno per sistemare. Una tra queste si nasconde lì e adesso la vediamo insieme, la montiamo anche insieme, ma poi ho comprato delle altre cosine, tipo un contenitore trasparente. Questi sono veramente un salvavita. Queste sono candele al gelato alla vaniglia. Sono quelle che prende sempre mia sorella, lei è un po' innamorata delle candele. E poi un altro contenitore. Questo di base l'ho preso per le spezie in cucina, però adesso che riordiniamo, vediamo se si presta bene lì o da un'altra parte. Poi ho comprato anche questi qua, che sono due contenitori porta documenti. Questi sono bellissimi perché sono in cartone, però sembrano tipo fatti in tessuto. Adesso li montiamo insieme, ma intanto andiamo a togliere l'albero, veramente, e a cominciare a liberare la cucina. Ta-da! Albero tolto. Qualcuno però adesso mi deve spiegare com'è possibile che un albero finto abbia lasciato tutta questa quantità di aghi. Io non me lo riesco a spiegare proprio, cioè è assurdo. In tutto ciò mi sa che mio papà ha buttato via la scatola dell'albero.
Io una volta non ho detto ad un uomo cosa deve fare e lui ha buttato via la scatola. Adesso lo chiamiamo per capire se è vero. Domanda, quando stavo facendo io l'albero avevo lasciato una scatola di cartone. Non mi ricordo un cazzo. C'era una scatola grande, rettangolare. C'era una scatola grande rettangolare, l'hai buttata? Sì. Non l'ho trovata, sono andata giù, me la devi portare su perché io non l'ho trovata. Ciao. Allora, devo mezzo ritirare quello che ho detto perché in teoria è in giardino. In pratica però io sono appena andata giù e non l'ho trovata. E fin quando non vedo io non ci credo, per cui lo aspettiamo. Aspettiamo con ansia che torni e mi porti su la scatola. Intanto ci diamo da fare, facciamo altro. Qui bisogna passare l'aspirapolvere, ovviamente, e poi piano piano spostare le sedie che stanno in giro in casa. Sto spostando la mia Uia, la mia bambina. Qui al posto dell'albero, perché quel posto lì non lo apprezza per niente. Infatti, le devo anche cambiare il vaso. Il prossimo weekend ci si dedica alle piante perché sta soffrendo un po'. E intanto la metto in una posizione che lei apprezza, lo so già, così riceve un pochino più luce durante il giorno, poverina. E poi anche un bel backdrop per me quando faccio i video. Se vi state chiedendo a che punto siamo, ormai probabilmente molti di voi lo sapete, che da queste parti, prima di arrivare ad un risultato, le cose peggiorano sempre di più. Per cui per ricostruire una situazione bella si deve avere il disastro più totale ed è quello che sta succedendo in questo momento. Guardate qua, ah. Che meraviglia! Io la chiamo creatività, basta, non c'è niente da nascondere o di cui vergognarsi, va così. Ma se vi state domandando perché, se abbiamo detto che sistemiamo la cucina, mi sto concentrando su questa stanza e nel mentre mi sono anche concentrata su alcuni punti nella camera da letto, è perché di base per sistemare una zona in particolare bisogna partire dalle zone che potrebbero nascondere degli spazi sfruttati male. In questo momento ho tolto tutte le cose sopra quel mobiletto là e adesso devo aprire tutti quei cubi e controllare che cosa c'è esattamente dentro. Perché probabilmente ci sono cose che ho messo lì e me ne sono dimenticata e togliendole possiamo recuperare dello spazio da sfruttare anche per cose della cucina, perché è comunque vicinissimo alla cucina. Qui, ad esempio, abbiamo alcune cosine che non devono stare qui. A parte le borse per la spesa, tipo questa borsa qui non deve stare qui. Qui ho il mio casco da sci e anche lui va spostato. Oh, questo lo cercavo tipo disperatamente. Bene, vestiti. Cos'altro si nasconderà qui? Un sacco di cose inutili, perlomeno in questa zona qui. E questo direi che è già spazio recuperato. Siamo giusto un paio di scatole dopo, le ho aperte quasi tutte, ne manca una sola. E quello che vorrei condividere con voi è questo. Da uno dei contenitori è riemerso questo. Questo è il filo per creare tipo i coasters, non so come si chiamano in italiano, adesso ve li faccio vedere. Esattamente questi qua, che tra l'altro ho fatto io. Ora, vabbè, scusate, anche la stanza è sottosopra, ma vabbè, adesso miglioreremo tutto quanto. La cosa che mi sconvolge di questo filo che ho ritrovato, e dove mi ha riportato?
Cioè, ricordo il momento in cui ho deciso che volevo creare quelle cose lì, ma se ci penso oggi, mi viene da dire, ma che mi è venuto in mente? In chi mi stavo trasformando? E non che ci sia niente di male, ma mi sto domandando, ma dove lo trovavo il tempo per fare quelle cose lì? Adesso malapena riesco a infilare 5, massimo 6 ore di sonno e allora avevo tempo per quella roba lì. Sono sconvolta. Lasciatemi questi 2 minuti di sconvolgimento totale perché non riesco a crederci. A parte questo, siamo a buon punto. Vi faccio vedere tutto quanto. Allora, qui sono riuscita a fare un po' di ordine e ho deciso alla fine di dedicare un intero cubo alle borse in tela perché ne ho tante e queste servono sempre in realtà. Però le ho sistemate un pochino meglio di modo da riuscire a vederle, riconoscerle e prendere quella più utile nel momento in cui ne ho bisogno. E so di averne tante altre qui dentro nascoste, ma ovviamente tenendole così non è che riesci a vederle mai e finisci sempre per non portartele dietro e comprare sacchettini al supermercato, cosa per niente intelligente. Ok, continua la saga di che cosa riemerge nel riordinare le cose. Se per caso un giorno mi viene da pensare, ma chi me lo fa fare di riordinare? Pensateci due volte, queste io le stavo cercando da tipo almeno 2 mesi. E ci avevo ormai rinunciato e finalmente li ho trovati. Wow! E qui entra finalmente in gioco il nostro nuovo amico, ma prima di capire che cosa metterci esattamente dentro, dobbiamo capire che cosa c'è da sistemare e quindi sfrutteremo il tavolo per fare un po' di ordine, una scrematura e capire che cosa tenere, cosa buttare e cosa sistemare nel contenitore. Allora, inizialmente pensavo di eliminare la scatola, ma poi mi sono resa conto che in realtà è comoda e super super utile perché di base ci ho messo dentro cose che non servono tutti i giorni, per cui anche se stanno un pochino più nascoste non è un problema. E abbiamo proprio tutta l'attrezzatura necessaria per fare piccole riparazioni in casa. E poi qui invece abbiamo feltrini, quanti feltrini si possono avere? Non lo so, non sapevo di averne così tanti. Scotch, etichettatore e pile. Ed ecco che vediamo un po' di luce. Allora, qui abbiamo tutte le cosine che vi ho fatto vedere per la casa e sopra ci metteremo il secondo contenitore, che è quello delle medicine. Mi dà troppa soddisfazione perché si impilano e stanno alla perfezione, per cui se ho bisogno della parte sotto tiro fuori l'altro contenitore e il secondo è perfettamente raggiungibile. La scatola in cartone invece l'ho messa qua, super raggiungibile anche lei, e mi rimane anche un po' di spazio per altre cosine da aggiungere. Poi, per non parlare del fatto che comunque qua c'è un bel po' di spazio, questo ancora vuoto e sono troppo contenta. Siamo ancora lontani dal finire tutto quanto, ma io ho ancora un'ora a disposizione, mi devo dare da fare e direi che è arrivato il momento giusto per montare il nuovo scaffale. E volete vedere come adesso ho infognato tutta l'attrezzatura necessaria per montarlo? Adesso vedrete. Rideremo insieme, fortunatamente l'ho messa comunque a portata di mano, ma avevo giusto, giusto sistemato tutto quanto. Praticamente questo è quello con cui abbiamo a che fare. Ho comprato questo scaffale qui, il Ragrund a 4 piani, legno bambù. E adesso lo monteremo. Vediamo che cosa abbiamo bisogno qui. Solo la brugola. E sarà tutto qua dentro. Yay! Ok, non devo tirare fuori nulla. Sono
Sono troppo felice. Ah, guardate che bello che è questo legno. Non trovate stupendo con quanta facilità si passi qui da moda, vestiti e cose fancy a montare mobili IKEA? Io sono impressionata, però era anche tanto che non succedeva, eh? Ne è passato di tempo. Vediamo se questa brugola vuole avvitare o no. Sì, devo dire che comunque una volta ero più brava. Adesso un po' meno. Ta-da! Lo scaffale è pronto? Guardate qua. È anche abbastanza alto. Perfetto. Qua intanto come è messa la situazione? Ho tirato via tutto quello che c'era per terra e sui ripiani là, per vedere esattamente con cosa abbiamo a che fare e capire come organizzare meglio tutto quanto. Comunque qua ho passato l'aspirapolvere, ho lavato, così è tutto pulito e pronto per le nuove cosine. E intanto mi sa che mentre si asciuga il pavimento darò una controllatina a tutto quanto. Ed ecco che come per magia abbiamo il piano di lavoro libero e qui lo scaffale pieno di cosine. Qui ci sono tutti i legumi, le conserve, abbiamo un sacco di miele, qualche teglia e la postazione per la colazione, perché per me il caffè americano è sacro. E guardate, sono riuscita a liberare due cestini e questi in realtà ci anticipano quello che succederà il weekend prossimo ormai, perché è troppo tardi, ma qui dobbiamo sistemare anche tutto questo e anche per qui ho delle soluzioni molto molto interessanti in mente, per cui ci diamo appuntamento a quanto pare in un terzo video di decluttering. Sarà quello finale, si spera, ma per oggi vi saluto, questo è tutto, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!